ascoltato, letto la relazione di Alberto, sono arrivato un po' in ritardo, però poi ho ascoltato, diciamo, la tavola rotonda, alcuni interventi, perché entrano proprio nel merito di un metodo che come Confindustria ci siamo dati, che è quello di essere attori di proposta, di progetto per cambiare il paese. E quindi il progetto Officina Impeia, che parte dall'idea di bellezza e di equilibrio del paese, dal termine officina, a me molto caro, che ci fa riprendere l'idea della fabbrica in senso lato, chiaramente la fabbrica dell'idea, ma anche la fabbrica della manifattura, ma il concetto di industria che abbiamo, che è molto chiaro, un concetto largo, industria manifatturiera, del turismo, della cultura, dei servizi, delle costruzioni. E il fatto che attraverso questo progetto Sì. Impeia si interviene per via indiretta, potremmo dire, su questioni economiche che attengono al paese, perché quando si parla di una capacità di attrazione di flussi di turismo, si dice come il paese attraverso una sua provincia, una sua città può attirare ricchezza, perché sono due punti essenziali da cui ripartire ritornando ai fondamentali del paese. Uno è quello di avere imprese competitive per esportare beni e servizi nel mondo e quindi attrarre ricchezza al paese, e l'altro attrarre turisti. E quindi questo rientra esattamente nel filone di pensiero di Confindustria. Quindi sono grato ad Alberto, diciamo, per questa idea che pone le basi, speriamo, per un dibattito forte in questa città su quella che è l'idea di futuro. Perché questo è, cioè, il progetto che è stato presentato oggi, che non è detto che sia una cosa che si faccia domani, ma può essere un piano di medio termine o di immaginazione di quello che sarà Impeia o di quello che sarà l'Italia tra un po' di anni. Vedete la differenza che noi notiamo, che io tocco con mano girando l'Italia, è che oggi, se chiedi al nostro imprenditore qual è la prima domanda che ti fai quando entri nella tua impresa, qualche anno fa ti avrebbe risposto come sarà la mia impresa tra qualche anno. Oggi ti rispondono come sarà il mio paese, la mia città tra qualche anno, che è una bellissima dimensione di consapevolezza che ci dice alcuni aspetti. Uno, che i destini delle imprese sono collegati ai destini del paese, delle nostre città, delle nostre regioni. Ma qui io leggo, diciamo, qualcosa di più legato al progetto Officina Impeia. Qui c'è un'idea, che l'hanno spiegato molto bene i docenti, un'idea di società che va al di là della questione di architettura, un'idea organica, non a pezzi, un'idea di società aperta, che include, di società sostenibile. Potrei usare i termini che hanno usato i docenti di architettura per raccontare l'economia del paese, in realtà si sovrappongono. Perché la bellezza, l'equilibrio, l'intervento organico di politica economica va esattamente in questa linea. Quindi io sono grato a Confindustria Imperia, perché parlare di futuro è un percorso che dobbiamo ricominciare a fare in questo paese. Ci siamo troppo appiattiti sul presente negli ultimi tempi, ci siamo troppo convinti che la cosa importante era resistere e non reagire. Qui vedo una volontà di cominciare a dare una visione, ricordando che non è la constatazione che determina la realtà, ma la visione. Allora, su questo l'idea di passare dagli interessi alle esigenze del paese, di recuperare quello spirito del dopoguerra. Vorrei ricordare che nel dopoguerra non avevamo niente, no, a proposito delle criticità, ognuno ha le sue crisi. Eppure, in quel dopoguerra abbiamo avuto delle visioni che hanno realizzato la grandezza dell'Europa e la grandezza dell'Italia. Recuperare quello spirito evidentemente deve essere parte di noi, ricordando anche l'importanza della questione infrastrutturale che poneva Alberto nella sua relazione, in chiave di impegno, in realtà è un'idea di progetto paese, perché collegare le nostre città, diciamo, in maniera più efficiente significa rendere competitive le nostre imprese. In quella chiave in cui l'ottimismo è una categoria della volontà, la fiducia è una categoria della ragione. E la sintesi che possiamo fare oggi è che noi dobbiamo avere fiducia perché ragioniamo. Poi è chiaro che ci sono delle politiche di piccoli passi che dobbiamo fare, ma io vengo qui con una doppia sensazione di riconoscenza e di rispetto, di riconoscenza verso il lavoro che Confindustria Imperia ha fatto e di rispetto verso i nostri imprenditori che ogni giorno lavorano, diciamo, nel nostro paese. Di anche un messaggio che oggi è molto chiaro, che
che ha emesso con chiarezza, la professoressa Oppio ha citato sinergie. Io penso che su queste sinergie noi dobbiamo ricostruire un paese, imparando a essere e fare sistema, a usare termini come contaminazione tra università, territorio, imprese e studenti. Voi non l'avete fatto con questo progetto, perché lo devi fare per aprire un dibattito nel paese e lavorare un'idea pragmatica. Quella di Alberti non è un'idea visionaria, è un'idea pragmatica, perché si pone l'idea di un progetto generosamente all'attenzione della città e da questo si apre un dibattito su strumenti, risorse, contenuti, effetti sull'economia reale. Dopodiché c'è una politica di piccoli passi, si stabilisce quali di questi progetti si possono fare subito in riferimento alle risorse, quali meno, quindi su una idea di medio termine, e si costruisce un percorso, un pensiero, come sarà la mia città tra 20 anni. Questo è il progetto, non è un progetto che devi fare domani, è un progetto che puoi immaginare giorno dopo giorno. Hai bisogno di governi stabili, comunali, regionali e nazionali, chiaramente. E a questo si collega un'idea su cui per noi c'era molto chiaro, ha fatto bene il vicepresidente Lanteri a definire la dimensione della questione temporale, ma anche quella delle priorità, perché molte volte nel paese non abbiamo mai avuto la sensibilità della questione temporale. Allora, qual è il modello di ragionamento che con Confindustria stiamo realizzando? Abbiamo cercato di rispondere ad alcune domande: cosa possiamo fare noi imprese, cosa possiamo e dobbiamo fare noi gli altri, banche e sindacati, qual è l'idea di politica economica che abbiamo, quale Europa vogliamo costruire. Su noi è evidente l'idea di concetto di industria larga, un'industria ad alto valore aggiunto, un'industria ad alta intensità di produttività, ad alta intensità di investimenti, che aggiunga servizi e prodotti, un'industria sostenibile, un'industria eccellente in ogni funzione aziendale. Da questo ne deriva noi e gli altri, relazioni industriali che devono essere orientate al famoso scambio salario-produttività, perché quando in una zona c'è una stessa moneta, come da noi l'euro, se un paese ha una produttività maggiore, significa che un paese, quello che ha la produttività maggiore, ha svalutato a danno dell'altro e noi stiamo subendo una maggiore produttività dei tedeschi rispetto all'Italia. E dobbiamo recuperare questa dimensione di produttività. Non a caso nella legge di bilancio abbiamo, come dire, definito positivo l'orientamento di detassare i premi di produzione che vanno proprio verso questa direzione. L'altra dimensione è quella di cosa fare con le banche? E qui dobbiamo aprire un tavolo di confronto per stimolare gli istituti bancari a valutare i cosiddetti parametri qualitativi. Ci siamo concentrati troppo sui quantitativi, ma non abbiamo affatto valutato e ne diamo valore ai parametri qualitativi. Le nostre imprese che vanno molto bene, che fanno parte di una media, diciamo, dei vari settori, sono imprese che negli ultimi anni hanno investito in attività intangibili, reti di distribuzione, brevetti, organizzazione. Queste attività molte volte non vengono valutate dal sistema bancario. La seconda è aprire un fronte con Borsa Italiana per dare forza a un progetto che si chiama Elite, che permette alle imprese di entrare in una Borsa Italiana ancorché non quotante e attirare investimenti di fondi di investimento italiani e stranieri, cioè aprire i propri capitali, diciamo, ad altri, che non significa perdere il controllo delle aziende, ma crescere senza debito. Terza questione, politica economica, una politica economica che si orienti non sui settori ma sui fattori, che è determinante, una Confindustria che non chiede scambi alla politica, ma chiede alla politica di rendere il paese più competitivo e, seppur con risorse scarse, individuare degli strumenti che possono essere utili per fare queste operazioni. Con un modello di pensiero che è esattamente antitetico a quello che ascoltiamo spesso, in particolare in chiave europea, prima si definisce cosa vogliamo realizzare sull'economia reale, poi si individuano strumenti, quindi risorse e poi saldi di bilancio. Esattamente l'inverso di quello che accade spesso, cioè si interviene sui saldi di bilancio prescindendo da quello che è l'effetto sull'economia reale. Noi vogliamo proprio cambiare questo modello di pensiero. Abbiamo avuto qualche settimana fa un confronto con la Confindustria tedesca e due messaggi molto chiari sono emersi. Uno, che si pone all'attenzione dei due governi del paese, Italia e Germania. Vorrei ricordare che l'Italia è il secondo paese industriale d'Europa, ma lo sanno solo il 30% degli italiani, che la dice lunga, diciamo, sulla consapevolezza che abbiamo anche nel nostro paese. I messaggi erano l'importanza della questione industriale, e secondo, attenzione, cari governi, perché la sfida non è tra paesi, ma è tra Europa e mondo esterno. A maggior ragione
rispetto a quello che è accaduto, diciamo, adesso con Trump, dove non si capisce ancora se le politiche economiche saranno protezionistiche o meno, ma a fronte di questo o l'Europa riesce ad avere un fronte comune di diplomazia economica e quindi a fare da contraltare ipotesi protezionistiche di altro, oppure se andiamo come singoli governi abbiamo già perso la partita. Un'Europa che è il mercato più ricco del mondo e che ha un debito aggregato inferiore agli Stati Uniti d'America.